Ci siamo. Eccoci qua. Ciao Carlo, benvenuto. Buongiorno Andrea, ciao, ciao grazie Carlo. Dell'invito. Come stai innanzitutto? Stiamo bene, grazie. Voi come state lì? Mi dicevi che siete appena migrati in zona arancione. Noi siamo appena migrati in zona arancione, voi rimanete stabili in gialla, ma prima o poi vi raggiungeremo, o a piedi o altri mezzi, ma vi raggiungeremo. Perché qua aiuta il clima che ci dà una mano col caldo, brucia tutto. È più rilassato anche per me. Esatto. Allora, anzitutto ti ringrazio per aver accettato l'invito. Abbiamo preso un po' spunto per questa chiacchierata dall'ultimo tuo libro che ho qui, che si chiama Design, Innovazione e Cultura del Territorio, edito da Fausto Lupetti, dove racconti un po' di design e territorio e insomma con un caso che ci riguarda da vicino, che è quello di Fioranese. Come è nata l'idea di questo libro, Carlo? Ma è nata perché è nata da un'esperienza precedente fatta sempre con Fausto Lupetti e con ADI, l'associazione di disegno industriale di cui io faccio parte da un tot, in cui ho servito, come si suol dire, da presidente di delegazione Emiliano Romagnola, e con questa esperienza, con esperienze anche precedenti. Infatti, c'è la diciamo tua connessione che non c'è. La tua connessione che è un po'. Vai, adesso vediamo, sembra un po' migliorata. Ci sei? Eccoci. Dicevo, un'esperienza fatta in questa regione è un'esperienza che ha visto il design lavorare molto non solo sul prodotto finito, ma proprio sulla costruzione di processi, perché noi siamo, in Emilia-Romagna, ma come in tutta Italia e in molta buona parte Europa, siamo un'economia di filiera. E quindi l'idea che ci fossero degli ambiti nei quali il design finiva per diventare estremamente, diciamo così, proattivo ed efficace nello sviluppare culture imprenditoriali e nello sviluppare un percorso di innovazione continuo, era un'idea ormai che girava da tempo da queste parti. Diciamo, avevamo fatto appunto questo libro Design di filiera con Fausto Lupetti nel 2016, se non ricordo male, ed è capitato appunto entrare in contatto con un'azienda che è Ceramiche Fioranese di discutere questo tema, perché loro, al di là della ovvia connessione fortissima con il territorio, come tutto il distretto fioranese, sassuolese, è ovvio che la storia del distretto, la storia del distretto ceramico è oramai intrinsecamente legata sia all'economia che alla società locale, ma oltretutto loro sono stati tra quelli che più di ogni altro hanno investito nel settore di, diciamo, servizio avanzato relativamente al prodotto ceramico, cioè sul design, perché chi lavora per Fioranese sostanzialmente sono tutti designer cresciuti con un'enorme competenza del prodotto, e quindi questo marca un po' la differenza. E questo tema, che per l'appunto i distretti e le filiere loro inerenti possono esprimere delle competenze anche alte, cioè non solo tecniche, ma progettuali e fortemente legate ai percorsi di innovazione, era un po' un tema centrale, perché a mio parere è d'altra parte una delle chiavi di volta anche della stessa economia italiana, per certi versi, che a questo schema delle filiere dei distretti è mostruosamente legata. Chiaro. Senti, in una tua recente intervista hai raccontato di come sia importante lavorare con designer legati al territorio, legati ai cresciuti nei territori, o come si dice a Sassuolo, cresciuti a pane e ceramica. Quanto è importante? Che cosa vuol dire per un distretto, per una filiera? Vuol dire una cosa pazzesca, e cioè, esperienza reale, quando con Silvia Stanzani, emerita progettista di decori per l'investimento ceramico, carissima amica, nonché graphic designer del libro, siamo andati per l'appunto in un laboratorio di un'azienda, era proprio quello di Ceramiche Fioranese. Significa semplicemente che il designer riesce a vedere il prodotto prima ancora che sia cotto, cioè riesce a vedere, a capire come funzionerà prima ancora tutti gli effetti di finirne il percorso di produzione industriale, anche di prototipazione industriale. Per cui è chiaro che questo è un aneddoto,
Ma era detto che la dice lunga sulla capacità di lavorare su un materiale all'interno di un processo. Un processo perché tutto il design è fatto di processi, quindi se tu capisci come funzionano le fasi del processo, è chiaro che lo gestisci meglio. Materiale che non è facile da lavorare, quello del materiale ceramico, che in questo momento con la digitalizzazione delle superfici e dei decori ha ovviamente delle possibilità di sviluppo e di, diciamo, variazione non indifferente, ma comunque che rimane un materiale difficile da lavorare appunto industrialmente. Quindi avere la competenza di come funziona l'uno e di come si gestisce l'altro perché ci si è nati dentro in qualche Cioè, modo questo è ovviamente istintivo. però è caratteristico anche delle, diciamo, proprio della tipica azienda italiana, no? Cioè della piccola media impresa, ma piccola si fa per dire, parliamo sempre di aziende che fanno fatturati importanti, quindi media impresa, imprese che crescono, gruppi che si consolidano, però restano comunque legate alle persone, al territorio. La stessa cosa sarebbe possibile con una logica di una multinazionale, secondo te? Ma vedo che molte multinazionali, che oramai sono degli accrocchi di marchi più che non delle multinazionali vere e proprie, stanno incominciando a sviluppare delle logiche comunque consimili, cioè laddove per l'appunto comunque tu abbia un marchio che viaggia in diversi paesi del mondo, riconoscere che la tua presenza in qualunque forma, che sia con la fabbrica piuttosto che non con gli showroom, piuttosto che non con gli headquarters, è comunque una presenza che incide sul territorio nel quale opera. Ovviamente questa incidenza, questa relazione col territorio è a maggior ragione più forte per chi ha una storia locale piuttosto forte e quindi ovviamente il distretto sassuolese segnatamente è particolarmente esemplificativo da questo punto di vista. Bisogna ricordare però che già quelle imprese sono molto internazionalizzate, non sono Certo. multinazionali per carità di Dio, ma sono fortemente internazionalizzate. Internazionalizzare vuol dire fare una mediazione fra i contesti, quello da cui si viene e quello in cui si va. Quindi questo meccanismo comunque di contestualizzazione dell'azione anche commerciale, anche semplicemente commerciale sui territori o industriale sui territori altri, rimane una operazione culturale, fra virgolette, decisamente culturale, che va messa a punto. Questo è un punto interessante. Quello diciamo, del distretto sassolese è un distretto che ha avuto il suo boom nel dopoguerra, no? Nel secondo dopoguerra, ma tra l'altro racconti nel tuo libro già da metà del 1700 le prime fornaci erano attive. E oggi, inevitabilmente, con un mercato così cambiato, quello dell'internazionalizzazione è un tema all'ordine del giorno, insomma, per fortuna già affrontato dalle aziende diversi anni fa. E nell'ottica proprio delle competenze del territorio e dell'internazionalizzazione, che cosa bisogna invece tenere localizzato sul territorio? Quali sono gli aspetti, a tuo avviso, che vanno comunque mantenuti, locali? Sì, lì credo che effettivamente, visto che oramai le filiere non possono più essere nazionali per ovvi motivi, ad esempio anche quella della ceramica, dubito che tutta l'argilla che viene usata per fare la ceramica in quel di Sassuolo possa essere prodotta grazie al fiume Secchia, mi sembra che Secchia, possa secchia, secchia. essere. Penso che il Avrebbero fiume essere. Secchia abbia dato già alla causa. Ma neanche il Rio dell'Amazzo, diciamo, a reggere un impianto produttivo di quel genere. Per cui è evidente che le filiere si allungano a dismisura, sia diciamo in input che in output. Però è evidente che probabilmente ogni tipologia produttiva o forse ogni distretto deve tenere molto presente quali sono le caratteristiche, chiamiamole così, core, cioè gli aspetti che effettivamente non possono essere demandati altrove. Per cui, indubbio che per esempio tutta la fase che riguarda la ricerca e lo sviluppo dei prodotti non può essere demandata altrove. Il lavoro sulle macchine, poi le macchine per carità di Dio vengono ovviamente vendute in mezzo mondo, quindi, però lo sviluppo per l'appunto dell'ingegneria relativa alla fabbricazione dei prodotti, comunque dell'ingegneria intendo, quindi gli aspetti più legati alla ricerca e lo sviluppo di nuovo.
non può esulare da lì. E sicuramente non può esulare una parte di ricerca sui materiali e il design. Cioè quello, la cosa interessante sarebbe che si considerasse il design come un aspetto peculiare di una cultura di filiera o di distretto, se preferiamo, che appunto si è maturato esattamente come si maturano le competenze tecniche, a forza di stare lì, a forza di lavorare con quella materia, bene o male impari, diciamo, cioè banalmente chi fa exhibit proveniente da quell'area sa trattare meglio i carichi pesanti, perché la ceramica è pesante, quindi quando fai gli espositori per le fiere lo devi, o per gli showroom li devi fare diciamo, di una certa capacità di portata. Ecco. Quindi ci sono naturalmente delle competenze che si mettono a fuoco per seguire lo sviluppo dell'impresa. Il design potrebbe essere una di quelle competenze seminali perché per l'appunto è quella che potrebbe fare a tutti gli effetti la differenza. C'è anche un po' la paura, secondo te, di esportarle queste competenze? Sì, c'è molta la paura di esportare queste competenze, giustificate o non giustificate così, è una questione di merito su cui non mi permetto di entrare perché mi è capitato di parlarne anche a lungo con qualche imprenditore della zona. Il punto è chiaro che se tu fai, non potrai pretendere, per esempio, di fare ricerca e sviluppo sulla meccanizzazione, sulla meccatronica relativa alla produzione ceramica, pensando di venderla solo alle aziende sassolese, quelle Certo. macchine le devi vendere anche altrove. È anche pensabile che, come tu importi, fra virgolette, il designer milanese, che è bravo o meno, che impara, quello bravo, a lavorare sul tuo prodotto e non lo intende semplicemente come una sorta di grif da apporre, ok. Però è anche vero che c'è una cosa che noi dimentichiamo. Le competenze, cioè la qualità, non si fa con i singoli pezzi che compongono la catena della qualità, ovvero. Ci insegnano questo le grandi università americane perché sono così, rimangono comunque così appealing e i centri di ricerca americani rimangono così interessanti. Perché alla fine si va in università a studiare, si lavora lì cominciando a fare ricerca con un pool di aziende selezionate. Quando te ne torni nel tuo paesello natio, che sia l'Italia, la Francia, la Cina, l'India o Sì, l'Australia, tu ti porti tu. dietro la carriera perché non la rifai nel tuo paese, è inutile, non è che ti puoi mettere lì. Assolutamente. Poi, chiaro, dopo 10 anni la rifai, però è chiaro che intanto in 10 anni Harvard, Princeton o Providence sono andato un pelino avanti. Quindi bisogna considerarlo un po' in quest'ottica. In realtà il design, così come altre competenze evolute, potrebbero essere ottimi ambasciatori, perché tanto tecnici come quelli che lavorano sulla ceramica non ci sono altrove. Così ci sono aziende straniere che hanno comprato, sono aperto un territorio sassuolese. Questo qualcosa significa? Cioè c'è una serie di competenze che da lì non si muove, tanto che si viene da fuori per comprare lì, così come è successo al mercato automobilistico d'altra parte. Non è che sono venuti i tedeschi dalla Lamborghini e dalla Ducati così perché gli piaceva il Certo. colore delle macchine, cioè, sono venuti perché lì ci sono. La zona Competenza. Emiliano-Romagnola c'è una competenza sull'automotive che fa paura, quindi chiaramente conviene acquisirla quella competenza, ma la tieni lì, la pagano meglio adesso di quando era italiana la Lamborghini, è una leggenda ormai questa. Quindi quelle competenze lì dove sono, ahimè, non fai fatica a muoverle. Tu hai parlato prima di Italia, di Emilia-Romagna in particolare, ma mi sento di estenderlo a tutto il territorio nazionale. Hai parlato dell'Italia come terra di filiere, no? E quindi anche di grandissima specializzazione. Sempre nell'ottica dell'internazionalizzazione, comunque di un processo ormai globale, no? E è giusto dire che la chiave di volta è la continua innovazione, quindi restare continuamente innovati per un'impresa del nostro territorio è fondamentale. E se sì, in questo processo il design che ruolo ha? Sembra una domanda alla Gigi Marzullo, ma non so se. Insomma, cioè, come dire, quelli di Marzullo infatti lasciavano talora attonito perché dietro a questa ingenuità nascondevano delle metafore potentissime che magari lui non supponeva esserci, però alla fine mettevano, come dire, nei guai l'intervistato. No, è assolutamente lecita questa domanda e anche di nuovo apparentemente semplice perché posso
se posso, traduco tutti in esperienza. Io ricordo quando avevamo il design center qui a Bologna, e che era a tutti gli effetti un design center all'anglo-americana, diciamo, cioè strumento pagato, finanziato dalla regione per Emilia Romagna per far crescere appunto l'uso del design come strumento di innovazione competitiva. E noi avevamo fra i partecipanti più frequenti alle manifestazioni che facevamo, in genere conferenze, incontri, dibattiti, quel che l'era, presentazioni e così via, per esempio delle persone che venivano dall'ambito del packaging, dell'industria per il packaging, perché queste persone avevano la capacità tecnica di fare cose nuove, ma una volta tanto, perché la metodologia di applicare l'innovazione alla produzione, ahimè, la metti insieme se hai una cultura di processo, cioè appunto la metodologia, cioè appunto il design. Il design di fatto è un sistema di regolarizzazione dell'innovazione, ovvero la trasforma in un sistema con delle costanti, ma flessibile, quindi disposto ad accettare anche modificazioni pure in corso d'opera, come penso succede, e quindi è in grado, meno male, di settare il problema da un lato, problem setting, dall'altro cercare di risolvere il problem solving. E credo che questo sia uno dei ruoli fondamentali, appunto, in quest'ottica di distretti e di filiere, cioè l'essere capaci di usare questa metodologia per mantenere un traino in costante di innovazione e peraltro, diciamocela così, senza buttare via niente, perché poi talora i designer sono... Talora chi lavora nella cultura del design non si rende conto delle potenzialità del mezzo e anche dei suoi scarti, cioè non è detto che tutto quello che abbandoni dalla fase di ricerca alla fase di produzione sia definitivamente abbandonato, può tornare buono in altre occasioni, quindi certo, c'è effettivamente la possibilità di mantenere un ciclo continuo e credo che una responsabilità e una possibilità del design all'interno degli distretti filieri sia questo, proprio per ottimizzare le competenze tecniche che più che fare qualcosa di nuovo perché succede appunto in seguito alla conoscenza di materiali o lavorazioni, però appunto più di questo non può fare e questo purtroppo può essere episodico e non continuo. Hai parlato in una precedente chiacchierata online con Davide Tonelli, che è uno dei designer che ha collaborato, che collabora ancora con Fiorenese. Abbiamo parlato un po' della difficoltà in alcuni ambiti di farsi pagare il design, no? di questo aspetto particolare, un po' insomma nell'ambito dell'architettura. Molti architetti che conosco non hanno difficoltà loro, ma evidenziano la difficoltà di farsi pagare il progetto, ok? Quindi è un tema molto, molto all'ordine del giorno. Alla fine il designer sono delle competenze progettuali, o no? Sì, ed è vero che si fa fatica a farsi pagare il progetto, specialmente laddove il progetto abbia una forte fase di preparazione, come negli ultimi anni accade sempre più frequentemente, perché a fronte di un sistema così complesso, ampio numero di competitor, un mercato internazionalizzato, che vuol dire che ciò che fai per l'Italia non va sicuramente bene al 100% per quello, per un utente cinese di Shanghai, per dire, e forse neanche per un australiano. Quindi c'è un approccio, l'approccio che puoi attuare è un approccio estremamente complesso e di fatto, anche guardando un po' così la letteratura delle metodologie di progettazione, salta fuori che negli ultimi, da quando Munari fece il suo primo schema di progettazione, di come funzionava per appunto un meccanismo di progettazione, paragonando alla cultura del riso verde, adesso se prendiamo quelli un po' più nuovi, via via scalare negli anni, in realtà la parte che diventa complicata è quella prima, non quella dopo. Non è quella del progetto effettivo, testing e produzione, la prima parte complicata è quella prima, cioè dove scatta il meccanismo, diciamo così, che chiamiamo un'area di creatività, dov'è che, e appunto si delinea tutta quest'area di problem setting che sta diventando quasi coinvolgente, forse anche più costosa del problem solving, perché ci sono una marea di variabili da analizzare, e quindi le ricerche di design research, il concept design e tutte quelle robe lì, i trasferimenti tecnologici da altri settori, ecco. Quella è una parte che, ahimè, nella vulgata corrente, che fortunatamente sta un po' sparendo, però è difficile da evidenziare, perché tu alla fine
vai lì e gli hai fatto, passatemi il termine, il disegnino. Ecco, certo, il disegnino, proprio o non proprio che sia, però in realtà l'ultima parte di un percorso che parte da quando ti sei seduto su un banco di scuola in un corso di design, peraltro. Quindi certo, una cosa che, visto che io sto lavorando tantissimo con l'educazione negli ultimi anni, una cosa che già da molto tempo segnaliamo ai ragazzi è: sappiate raccontare questa cosa, perché il fatto che tu usi il giallo e quell'altro usi il blu vuol dire che tu hai fatto una ricerca, hai delle competenze, conosci delle cose che ti permettono di dire è meglio usare il giallo. Certo. E magari sei stato in giro per il pianeta a scoprire quanto il giallo è usato in un determinato settore merceologico, eccetera, eccetera. Insomma, questa parte sta diventando congrua, piuttosto congrua, e purtroppo bisogna trovare la maniera per comunicarla e raccontarla, perché può ancora succedere, mica sempre, ripeto, perché le cose fortunatamente stanno cambiando, ma può succedere che qualcuno se ne scordi, ecco, magari quello che ti paga, appunto. Senti, non l'abbiamo detto, tu insegni all'Accademia delle Belle Arti a Bologna? A Bologna, sì, dove avevo appunto messo su un po' di corsi, coordinato il design center e un paio di dipartimenti, poi adesso faccio anche da coordinatore scientifico dell'area master dello IE di Milano. Okay. E poi sono, come posso dire, molto onorato di essere nella consiglio di amministrazione della Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro, che è il cui museo aprirà a breve, sempre appunto in questa gara ad elastico con il Covid. Dove aprirà? Aprirà a Milano in una piazza che si chiama, che è stata recentemente battezzata, Piazza del Compasso d'Oro. Okay. E cioè ci siamo al cimitero monumentale, in quell'area bellissima e fortissima espansione che è la zona di Bramante, Sarpi, eccetera, a due passi dalla Fondazione Feltrinelli, a 100 metri. Certo. Da Corso Como e a 50 metri da Monumentale, insomma. Niente, Milano continua a galoppare. Milano sta galoppando in maniera molto interessante, devo dire, ultimamente. A parte che Milano, riconoscerlo, è sempre stata, io l'ho sempre l'ho visto settimanalmente da 30 anni, poi c'è stato un momento in cui, dal guardarmi le scarpe mentre salivo in metropolitana, ho alzato gli occhi al cielo, anche perché la città stava migliorando, perché ha passato i suoi bravi periodi di crisi, adesso sta vivendo sicuramente un momento di grande splendore e soprattutto di grande programmazione, perché questo splendore lo deve per l'appunto alla capacità di giunte anche precedenti di programmare una serie di attività che adesso, di cui adesso si comincia a godere sul serio, perché anche solo in termini esperienziali vai dalla stazione fino a Parco Sempione camminando in zone pedonali, questo non è male in una metropoli, perché comunque è una metropoli. Sì, 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 stanno costruendo poi piste ciclabili in ogni dove. Stamattina ho visto anche un progetto di, sempre in un'ottica molto moderna di green design, comunque di ecologia, un progetto di un Colosseo verde a Milano, molto bello. E comunque sta mettendo effettivamente un tot di verde, la mobilità, devo dire, è molto agevolata negli ultimi anni, sia dei trasporti pubblici che lo sharing, insomma, sono stati fenomeni di cambiamento molto forti e molto, diciamo, a tutti gli effetti innovativi, unici nel panorama italiano. Senti, Adi ha fatto anche un premio legato all'industria ceramica, corretto? Sì, lo facemmo proprio quando ero presidente della delegazione, perché Confindustria Ceramica è sempre stata un socio di Adi, o meno, da un bel po' di tempo. E poi effettivamente molte imprese del settore ceramico si sono interessate, diciamo, e soprattutto, dovendo lavorare nel contesto emiliano-romagnolo, e quello è uno dei distretti più interessanti in assoluto, ovviamente, perché si è posto il problema del design già molti anni fa, con molti dubbi, molte perplessità e anche molti frenamano tirati, anche una diversa intendimento, anche un diverso intendimento proprio del concetto di design. Però è indubbio che è un distretto che nel design ha creduto molto, e tramite il design e l'internazionalizzazione e anche, diciamo, la creazione di gruppi industriali di una certa dimensione, ha poi svoltato, poi resistito alla crisi degli anni 90, che è stata mica da ridere, fra virgolette, nei nostri territori. Certo.
Quindi ci capitò di, visto che appunto Confindustria Ceramica organizza Cersaie, c'è questa idea, l'abbiamo proposta a Confindustria e adesso sta effettivamente funzionando, ormai credo che siamo al settimo anno, una roba del genere, si chiama Bathroom Metals Design Award, e così, perché ha sempre avuto due categorie per premiare il prodotto appunto sanitario, diciamo, quelli arredo bagno, e per premiare invece l'investimento ceramico. Ha il vantaggio che i prodotti short list, i prodotti premiati, va direttamente sull'index di ADI, cioè l'annual del volume del design italiano, quindi funziona. È anche legato col discorso del compasso d'oro, no? Sì, direttamente sì. E tra l'altro quest'anno è arrivato anche il premio per l'Exhibit, per i migliori stand, che non è male. Anche questo, che comunque bisogna dire, se alcuni stand sono assolutamente canonici, diciamo più o meno Zigurata, Siropa Bilonesi, alcuni stand sono veramente sempre nel tema dell'innovazione. Senti, sì. Allora, torniamo al tuo libro. Nel tuo libro hai preso appunto questo caso studio, no, di ceramica fiorenese. Adesso vi faccio vedere un piccolo video che ho ritagliato, se vuoi, dalla tua intervista, poi dopo lo commentiamo. Allora, intanto tu hai preso come esempio quello delle cementine, no? Tutte disegnate da Silvia Stanzani, e tra l'altro abbiamo fatto anche un'altra bella intervista con Silvia che magari linkerò nei commenti. Hai preso il caso di Ceramica Fioranese, che è un'azienda molto legata come politiche aziendali anche al territorio, no? Alla cultura del territorio, alle persone e agli spazi, non ultimo il workspace che è stato inaugurato da un po' di tempo. E, sempre nel tuo libro c'è una parte molto interessante che parla di come poi gli spazi e i luoghi siano interpretati dalle persone che li vivono. Sì, è indubbio, lì ci sono alcuni spazi che veramente parlano da sé. Allora, teniamo presente che la nostra, dunque, innanzitutto, da un lato teniamo, il volume nasce dall'idea di raccontare per l'appunto quale può essere la storia e gloria, diciamo, non tanto di un distretto, ma del ruolo che il design può avere all'interno per l'appunto di sistemi distrettuali o sistemi di filiera che, ripeto, sono molto tipici dell'industria italiana e anche dell'industria europea in generale, tenendo presente appunto che il design può fare molto per il B2B, oltre che per il B2C, insomma, chi va business to business, non solo per chi produce beni che vanno al cliente finale. La cosa interessante è che credo, quando tu parli di distretti e di culture locali, devi parlare dei posti, della gente e dei prodotti che ne escono, per cui era matematico cercare di incarnare tutta una serie di riflessioni contenuta nella prima parte, quella che avevamo chiamato Words, perché poi il volume è anche edito in inglese,
e provare a incarnarle usando appunto come case history quella di ceramica fiorentina, che ha alcune caratteristiche parecchio peculiari, e non ultimo il fatto che si chiama ceramica fiorentina, quindi non puoi, come dire, cioè non è che non sai da dove viene, ecco, viene proprio da lì. E che appunto comunque secondo me sugli spazi e sulle persone ci ha lavorato molto, o meglio, ci ha lavorato come non può che fare un'industria cresciuta con delle esperienze partite appunto dal suo territorio, per cui negli uffici gli abbiamo fatto anche le foto perché erano troppo belle, anche diciamo così litigando un poco per che poi abbiamo, parte tipica abbiamo un po' di problemi di linea. Dicevo, abbiamo fatto anche le foto con qualche insistenza, perché poi una caratteristica abbastanza tipica di queste persone è quella della modestia, cioè poca voglia di farsi vedere, diciamo, perché fra l'ufficio dell'amministratore delegato e l'ufficio del presidente c'è una diversa caratterizzazione culturale dovuta alla diversa età, c'è poco da fare, no? Cioè, quindi, c'è un certo tipo di quadro in uno e c'è un certo tipo di quadro in un altro, un certo tipo di arredo in uno e un certo tipo di arredo in un altro. Tutto questo in una logica di aziende che, bene o male, sono nate tutte in un certo periodo e quindi hanno ovviamente conservato come eredità ovvia un certo tipo di schema architettonico, che però hanno visto ridisegnare completamente la fabbrica, perché la fabbrica sono diventati spazi nei quali potresti organizzare delle cene di gala, perché sono ben lontani quel modello fumoso, polveroso, buio e sporco che eravamo abituati a considerare come elemento principe della cultura industriale. E poi gli spazi sono anche appunto quelli dello showroom che citavi, di questo spazio che bene o male si presta a incontri, a conferenze, a chiacchierate pure semplici. E per dire quanto le persone poi finiscono per fare anche la differenza negli spazi, noi questo, quando è nata l'idea di questo libro, la prima cosa che abbiamo fatto è presentarne l'anteprima ai manager, alla forza vita, e poi dopo raccontarglielo alla fine, perché ritenevamo, e riteneva ovviamente la CEO Daniela Selmi, che è stata molto supportiva nei confronti di questo progetto, che fosse una cosa da condividere, che facesse parte di fatto anche questo della cultura aziendale, delle dinamiche aziendali, come la presentazione in anteprima, cioè il racconto di cosa avevamo in testa, l'abbiamo fatta alla festa di Natale, per dire, cioè, perché effettivamente è così, cioè è così, non può che essere parte poi di un percorso che tutta l'azienda può fare, anche quello di riconoscersi in termini di consapevolezza. Il design nel libro parli anche di design come industria creativa. Sì. Ma è che sono state talmente tanto di moda negli ultimi 10 anni, no? Industrie creative di qua, industrie creative di là, che non ci siamo dimenticati, noi che facciamo parte della cultura del design, che il design è la più vecchia delle industrie creative, perché è stata la prima a suggerire, fra virgolette, una emissione di software, di pensiero, capace di controllare, di creare dei processi innovativi e, come dire, replicabili, perché comunque... comunque la si voglia girare, il design nasce dopo la rivoluzione industriale, quindi quando la produzione in serie è già avviata e da un bel po'. Quindi chiaro che il tema di ancorare il ruolo del design a quello delle industrie creative al territorio è comunque un tema fondamentale, perché si suol dire appunto che le industrie creative hanno bisogno di un humus all'interno del quale crescere. Come si trasformerà questo humus con la quantità di le tonnellate di remoto che stiamo facendo, ma bisogna di una certa contiguità, così come anche l'industria tecnica bisogna di una certa contiguità, cioè non è chi fa le macchine per il packaging e per la ceramica è a Baggiovara come sede, quindi c'è bisogno effettivamente di una certa contiguità, perché c'è bisogno di provare a mediare per produrre qualcosa di nuovo, devi sapere di avere le persone ragionevolmente vicine. Anche questo è il vantaggio, può anche essere uno svantaggio, per carità, del territorio.
per cui l'immissione di industrie culturali di industrie creative nel territorio, ma proprio della, visto che sono un must ormai per la nostra società, perché generano in ogni caso vantaggi differenziali in termini di innovazione, è di nuovo un po' una rivendicazione, una sottolineatura del fatto che o noi le facciamo crescere queste industrie e in qualche modo le esportiamo usandole per l'appunto come testimonial, come ambasciatori di intere filiere, oppure rimarremo, ci sarà qualcun altro che lo farà al posto nostro, perché certo, la capacità di recupero in questo periodo è ovviamente molto rapida, molto facile. Quello della quantità di smart working che stiamo affrontando e di distanza, no, tra le persone, tra i luoghi, tra gli spazi, di vivere questa cosa, è un tema che meriterebbe una chiacchierata a parte, perché assolutamente condivido, ci sarà da recuperare parecchio. Bisogna che ci ragioniamo molto, dobbiamo essere molto cauti a mio parere, e te lo dico appunto da parte di chi sta facendo molta formazione, sta gestendo molta formazione, diciamo, più ancora che farla, perché è indubbio che abbiamo scoperto sicuramente, e potevamo saperlo anche prima, per carità di Dio, il Covid è stato un acceleratore su una certa serie di dinamiche, che alcune cose si possono fare online. Questa chiacchierata si può fare online. Avrei avuto più piacere di venire a Roma a trovarvi, però si può fare online. Sì, sì, ma si può fare con tempistiche diverse. Ed è anche vero che una parte di formazione, così come di meeting, eccetera, le puoi fare online con delle altre regole leggermente diverse e così via. È chiaro, certo, che alcune cose online non le fai. Certo. E quindi bisogna capire qual è un po' il limite, perché poi noi sappiamo come siamo fatti, no? Ah beh, tanto c'è l'online, e purtroppo non è così, l'online non permette di condividere alcune cose, non permette di fare in rapidità altre cose, i laboratori online non li fai, le condivisioni di competenze pragmatiche in online le fai un pochino meno, poi puoi sopperire, per carità di Dio, e ci sono cose che puoi fare meglio online che non in presenza. Però ecco, bisogna che siamo molto attenti, a mio parere, a capire qual è il discrimine fra le due cose, per evitare di farci prendere dalle solite chimere, le solite sirene, no? Del risparmio poi alla fine, perché alla fine è chiaro che con online risparmi una certa serie di cose, ricordati che proprio rischi di poterle perdere anche delle altre. In alcune cose è estremamente efficace più della presenza, in altre cose è meno efficace, e quindi bisogna capire come bilanciare le due cose. E restando online, L'ultimo aspetto che mi è piaciuto tantissimo del tuo libro è quando parli di filiere, di reti e di cloud. Sì. La trovo veramente... Questa qui adesso... Una cosa innovativa. Sai cos'è? È che questa qui l'avevamo... Era un po' il nodo di una piccola ricerca fatta per la regione anni fa, ma nasce in realtà da una volta che un mio amico carissimo, veramente un amico fraterno, che in realtà fa il musicologo, nel lontano 99, se non ricordo male, 98, lo vede all'interno di un libro, disse attenzione che si chiama Roberto Agostini, alla fine di citarlo, perché lo cito sempre quando scrivi libri, perché non, più vecchia della sua citazione non ne ho. Ricordiamoci che quando la musica techno ha alcune caratteristiche, la musica elettronica, una delle quali è che non lavora per band, ma lavora per progetti. Cioè, okay, in un progetto nel quale uno fa il produttore, poi diventa DJ nell'altro progetto e così via. Infatti molti gruppi più o meno inerenti a quella scena finiscono per declinare la propria titolo con project. Ecco, il mondo è così. Il mondo è così nel senso che noi non facciamo più band, non facciamo più agenzie, non facciamo più team, facciamo cloud. Sono persone che sanno fare determinate cose, che si agglutinano ad altre persone che ne sanno fare le altre in un progetto. Questo progetto fa algoritmi per fare in modo che la gente ci porti a casa la pizza, benissimo. Dopodiché quei due o tre lì faranno altre cose con qualcun altro. Si possono disperdere per i... Sì, perché si va a progetto a tutti per agganciare. Dose maggiori di transitorietà, che ovviamente ci può anche destabilizzare un po', noi siamo esseri che comunque ci mettono 20-30 anni a mettere a fuoco la propria dimensione psicologica, quindi la transitorietà non è così facile da gestire, però sono progetti che effettivamente giocano per certi versi su un criterio neo-artigianale, cioè ti concentri in quello che fai, nel prodotto che stai facendo, reale, virtuale, che sia, poi passi ad altro. E quella metafora più forte per individuare, e teniamo conto che questo le imprese lo stanno già facendo, cioè costituiscono team di lavoro prendendo 1, 2, 3, 4, o li metti
sempre avanti nel tempo, lo fece già negli anni 80, una roba del genere, al momento del lancio della sua ultima grande immagine coordinata. Quindi teniamo presente appunto che noi siamo un po' una cloud, in questo momento la logica non è solo quella del network che serve, perché il network è effettivamente la rete che comunque tu intessi, già ti permette di rompere la filiera, perché la filiera è lineare. Il network ti permette a un certo punto, fai ceramica, fai, che ne so, stampe digitali, le fai per la ceramica, le fai anche per l'automotive, e lì fai già la rete. Ma la cloud effettivamente ti rompe lo schematismo della rete. È chiaro che chi fa prodotto fa quel prodotto, però è chiaro che i team che possono lavorare allo sviluppo di un prodotto possono essere estremamente utili anche per svilupparne altri anche fuori dal settore, perché poi c'è volendo, il famoso sistema di trasferimento tecnologico che ha portato tecnologie usate in un ambito ad essere spostate in un altro. E ripeto, per rimanere con un esempio distrettuale, le due associazioni, quelle che fanno macchine per packaging e quella che segue invece i produttori di macchine per la ceramica, in realtà sono la stessa, cioè sono nello stesso posto e, come dire, girano attorno alla scrivania per cambiare il management, ecco perché anche il management è lo stesso. Bene, passiamo dal cloud alla splendida location dove sei, gira il computer, facci vedere. Sono, adesso lo faccio vedere, infatti la splendida location è l'illuminazione della mia scatola cranica. L'aula magna dell'Accademia delle Arti di Bologna, che effettivamente... Mamma mia, che meraviglia! Dove mi sono rintanato, anche se rintanarsi in un posto così fa un po' ridere, volendo. Sì, ti sei rintanato bene, dai. Non è quella giusta. Bene. Siamo in mezzo alle commissioni. Carlo, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto piacevole. E niente, aspettiamo che usciate dalla zona arancione, così magari ci si vede. Arriviamo. Prima o poi arriviamo. Grazie mille, Andrea. Grazie. Ciao, Carlo. A presto. Ciao.